Comandante. Con il Leviatano dalla nostra parte, forse riusciremo a farcela. Ehi! Ehi! Bravo, qui! Ehi! Tutto a posto con la navetta? Sto solo ricontrollando gli smorzatori inerziali. Sono un difetto di queste UT-47. Ma non temere, il mezzo è una roccia. Sei sempre qua giù a spaccarti la schiena. Non fai mai una pausa. Dormo a sufficienza, comandante. È quasi meglio pilotare ubriachi che morti di fatica. E durante il giorno? Riesci mai a riposarti? Ho bisogno di tenermi occupato. Altrimenti, penserei troppo. Apprezzo il tuo impegno, ma cerca di non sfinirti. Conosco i miei limiti, soprattutto se c'è in ballo la tua vita. Prima della guerra ce l'avevi un passatempo? Certo. Per esempio, quando la Hawking era assegnata ad Arcturus e facevo il pilota di caccia, c'era un ponte d'osservazione sopra le piattaforme di decollo principali. Passavo ore a osservare il traffico delle navi. Quando ero solo, spegnevo gli emulatori sonori e li guardavo passare in silenzio. Ci sono posti simili sulla cittadella. La prossima volta che ci andiamo, prenditi una licenza. Ti farà bene. Non lo so, può darsi. Passa un po' di tempo sulla cittadella, Steve. È un favore che ti chiedo. Allora mi riesce difficile risponderti di no, Shepard. Meglio così. Non mi è piaciuto vederti immergere da solo con quel sommergibile. E poi non so neppure perché mi preoccupo. Uccidere qualche antico alieno negli... Comandante, hai bisogno di me come... Parlare con una creatura così grande, così aliena. Deve essere stato incredibile. Spero piacere di rivederti, Shepard. Shepard, ho esaminato il rapporto sulla missione. Sai, sembra che stiamo lottando contro questi razziatori da un'eternità. Dalla Sovereign al Leviatano ci hanno sempre creato un sacco di problemi. Ma almeno stiamo iniziando a capire come stanno le cose. Non adesso. Non adesso. Quindi i razziatori non hanno sterminato interamente i loro creatori. Questo lascia supporre che siano fallibili, anche in azioni di ampia e lunga portata. Shepard, mi stai fissando? Comandante?
comandante. Normandy, attracco autorizzato. C'è bisogno di mezzi di trasporto? Devo andare all'ospedale. Sì, comandante. Sì, lo so che c'è carenza di medicinale modificato, ma... No, non ci siamo capiti. Non è per... Mi ascolti? Ho trovato la formula di un medigel sperimentale. Credo possa esserle utile. E dove l'ha trovata? Ah, non ha importanza. Sì, potrebbe essere fondamentale per noi. Grazie. Comandante Shepard, ho cercato di contattarti quando ho saputo dell'attacco alla Terra. Non ci sono mai riuscito. Tane... Mi fa piacere vederti ancora in forma. La mia malattia uccide lentamente. Con le giuste cure e uno stile di vita adeguato, posso guadagnare qualche anno. Il mio tempo è già scaduto da un pezzo, ovviamente. Mi alleno solo per il gusto di farlo. Cosa ci fai qui? Faccio visita a un'amica che si è sacrificata per me. Ashley. L'umana dai capelli scuri in terapia intensiva. Presto inizierà la riabilitazione con il mio gruppo. Proprio lei. Se ci tieni a lei, farò il possibile per aiutarla. Finché resterà qui, considerala sotto la mia protezione. Ti ringrazio, Tane. La mia vita è quasi giunta al termine. È un buon momento per dimostrarsi generosi. La sindrome di Kepral mi ha costretto ad abbandonare tutti i miei progetti. Ho una nuova missione a bordo della Normandy. Potresti tornarmi utile. Non sono più quello di un tempo. Ho bisogno di cure mediche giornaliere. E sono pronto a scommettere che cercherai di combattere i razziatori. Hai bisogno del meglio. E io non lo sono. Non ti chiedo di lottare contro dei Krogan e spezzargli il collo. Potremmo trovarti delle mansioni più leggere. Ho chiuso con quella parte della mia vita, Shepard. Arriva un momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle le guerre e i conflitti. Il mio è già arrivato. Sai quanto ti resta da vivere? Ho consultato vari specialisti. Il più attendibile mi ha dato 3 mesi di vita. 9 mesi fa. È un sollievo non dover più rispondere a nessuno. Senza responsabilità né timori. È un ottimo modo per morire. Senti tanto dolore? A volte. Le proteine ossigenanti non si formano correttamente. Sono l'equivalente della vostra emoglobina. Perciò il mio sangue è poco ossigenato. Un continuo senso di spossatezza e formicoli in tutto il corpo. Ma questo è ancora niente. Non riesco a valutare i danni al cervello. Per ora ho solo frequenti giramenti di testa. Ti auguro ogni bene, Tane. E io a te. Non addolorarti per me. Ho ottimi medici. E mio figlio viene spesso a trovarmi. Potremmo tenerci in contatto via extranet, ora che sei libero. Alla prossima, Shepard.
Di nuovo tu, Shepard. E io potremmo te. Sembra di dubbio gusto chiamare questo luogo Huerta Memorial. Il presidente Huerta è morto d'infarto 2 anni fa, signora. È morto per 1 ora e mezza, vorrà dire. E la becera propaganda dei suoi nemici politici è riuscita a far cambiare nome all'ospedale. Senza Livy che ha nel cervello non ricorderebbe nemmeno come si chiama. Mi creda, qui sappiamo riconoscere un morto. Per la Corte Suprema è vivo e vegeto. Dei 5 giudici che l'hanno detto, 2 sono stati nominati da lui. Dovrà farsene una ragione. Mi sembra di dubbio gusto chiamare questo luogo Huerta Memorial. Il presidente Huerta è morto d'infarto 2 anni fa, signora. È morto per 1 ora e mezza e la becera propaganda dei suoi nemici politici è riuscita a far cambiare... Un IV che controlla il corpo non è vita. Anche i mutanti dei razziatori sono vivi. Non può dire così. Ma è la stessa cosa, non trova? Cammina e fa rumori esattamente come loro. Ho capito. Forse sono circondata da zombie. Grazie. Finalmente ha capito cosa intendevo. Intelligence Asari parla di avvistamenti delle forze dei razziatori nella nebulosa di Serena. Sì, sto cercando di contattare l'Accademia Grissom. Hanno delle interfacce da... Ho sentito tutto. L'Accademia Grissom non c'è più. Ma ho trovato queste mentre mi trovavo lì. Ma cosa... Sì... Sono progettate per la fisiologia umana, ma con qualche modifica funzioneranno anche con le Asari. È esattamente ciò che mi serviva. Grazie. La direzione esige la massima disponibilità da parte del personale. Ascoltami, quei prototipi sono vitali. Abbiamo bisogno di questi potenziamenti bionici per combattere i razziatori. Ok, ho bisogno di un intervento. Ma quando potrà tornare al fronte? So che la fossiera di posso solo dire che senza quei prototipi questo processo non produrrà alcun risultato. Grazie. Vorrei una risposta, tenente. La galassia ha bisogno di combattenti eccezionali come lei, ora più che mai. Devo riflettere ancora un po'. Avrà presto la mia risposta. La attendo con ansia. Shepard? Udina? Ho letto la tua email. Hai già deciso? Riguardo alla nomina a Spettro? Non ancora. Certo è un grande onore, ma non so. Devo rifletterci meglio. Mi fai bene. È una decisione molto importante. Vieni, ti ho portato questo. Così saprai come passare il tempo. Grazie, molto gentile. Avevo bisogno di tenermi un po' occupata. Come ti senti? Non posso lamentarmi. L'infermiera mi ha detto della tua visita di prima. Dovevo essere ancora KO. Non abbiamo avuto tempo di parlare. Se ne hai voglia. Sì, non ero sicura che volessi farlo. Su Marte avevi messo le cose bene in chiaro. Che vuoi dire? Non fai più parte di Cerberus. Caso chiuso, punto e a capo. Ed è così. Ok, hai tagliato i ponti. Ho capito. Se devi essere tu a dare gli ordini, devo poter contare su di te. Questo vale per entrambi. Là fuori è un disastro. Possiamo solo contare sullo spirito di squadra. Dobbiamo fidarci l'uno dell'altra, o non ce la faremo mai. Ok? Ok. Ok, ora riposati. Avvisami se ti serve qualcosa, qualsiasi cosa. Shepard, aspetta. Ci sarebbe un'altra cosa. Non sapevo se parlartene. Di che si tratta? La mia famiglia è sulla Terra. Io non ho più avuto notizie. E questo mi fa impazzire. Ma so che hai molto da fare, Shepard. Ne riparleremo. Possiamo parlarne adesso? Allora, ti piace il tuo nuovo grado di tenente? Pare che la maledizione dei Williams stia svanendo. Temevo di restare per sempre artigliere capo. Hai lavorato sodo. Te lo sei meritato. Lo pensavo anch'io, fino a Eden Prime. Perdere la 212 è stato... beh, lo sai. È stata colpa dei razziatori, Ash. Tu hai lottato e sei sopravvissuta per aiutarci. È solo che perdere tutti i propri uomini è dura da digerire. Non potrò mai scordarli. Ora ci servi di nuovo in piedi. Tornerò. E per prima cosa gli ficcherò quei tentacoli metallici dove dico io.
Volevo dire, combatterò con onore e coraggio, signore. Bene, tenente. Non ho avuto tue notizie mentre ero ospite dell'Alleanza. Temevo la tua reazione. E quando Anderson ha richiesto la mia presenza, è stato difficile. Tranquilla. È passato. Mettiamoci una pietra sopra. Servirà del tempo. Certo, ma senza esagerare. I cattivi non fanno pause. Ehi, vuoi curarmi facendomi venire altri sensi di colpa? Sembra funzionare. Chi è rimasto sulla Terra? Mia mamma e le mie tre sorelle. Sara, la più giovane, era in viaggio di nozze. Ha sposato un militare, Thomas. L'ha piantata in asso quando è stato richiamato in servizio. Poveretta, era disperata. Lo immagino. Sono sempre stata al loro fianco. Sapevano di poter contare su di me, anche quando ero in servizio chissà dove. Ho detto a Sara di venire alla cittadella, così potremo attendere notizie insieme. Non possiamo saltarci continuamente alla gola. Se vogliamo uscirne vivi, dovremo fidarci l'uno dell'altro. Io ho cercato di tenere le mie questioni personali fuori da tutto questo, di essere professionale. Non so come fai a mantenere il sangue freddo. Una volta crollo anch'io, credimi. Beh, questo mi tranquillizza. Hai saputo qualcosa della Terra? Arrivano rapporti in continuazione. La metà sono al limite del credibile. E tutti gli altri mi sembrano troppo ottimistici per essere veri. Dobbiamo credere di avere una possibilità. Quando pensavo fossi morto, ho perso la speranza, giuro. Ma dopo averti visto tornare in vita, sono pronta a credere a tutto. Forse non basterà scendere in campo ad armi spianate per risolvere questo problema. Ma se credi che io possa aiutarti, conta pure su di me. Questa è la Ash che conoscevo. Ora devo tornare al lavoro. Abbi cura di te. Anche tu, Shepard. Salve, comandante. Se... Come sta, Ashley? Benissimo. Vorrei tenerla in osservazione ancora per un po'. Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo alle ambasciate del Presidium. Io ho bisogno di prove. Credo di aver recuperato dall'abisso di Shrike l'obelisco di cui lei parlava. Ora è all'hangar D24. Sul serio? Grazie, terrestre. Sono certo che sarebbe di enorme aiuto in un eventuale progetto segreto. Mi sembra che l'invito sia stato esteso anche ai Sì, ho già parlato. Comprendo la situazione. Naturalmente consulto ogni giorno i nomi dei caduti, ma... Vi prego. Alcuni minuti di ricerche potrebbero donare una vita di pace alla mia famiglia. Qualcuno della sua famiglia è disperso? Mio figlio Bilal. E sembra che tramite i canali ufficiali non otterrò nulla. Io sono l'ambasciatore Dominic Osoba. La squadra di mio figlio è rientrata da una missione su Benning senza di lui. Li ho trovati a bere a Flux, ma non sono neppure riusciti a guardarmi negli occhi. Posso offrire una ricompensa per qualsiasi informazione. Se Bilal è vivo, voglio che torni a casa. Se è morto, allora potremo piangerlo. Se troverò qualcosa, le farò sapere. Grazie. Almeno riuscirò a darmi pace. Intelligence Asari,
famosa di Selian è nella Massonius. Salve, signore. Oggi cosa posso fare per lei? Oh, sì. Comandante Shepard, John Dumbau, specialista tattica e ricognizione. Sospetto che dei rappresentanti Anar d'alto livello siano stati indottrinati. Sono accuse pesanti. Hai delle prove? L'assalto di una squadra segreta dell'Alleanza contro una stazione di ricerca Batarian. I Batarian studiavano tecnologia dei razziatori. I Batarian avevano tecnologia dei razziatori? L'assalto si è trasformato in un massacro e gli umani sono tornati a mani vuote. La tua gente ha simulato un guasto energetico per coprire l'accaduto. Se l'avessero scoperto, i Batarian ci avrebbero dichiarato guerra. Ma cosa c'entrano gli Anar? Intrattenevano relazioni commerciali al limite del legale con i Batarian e hanno condotto l'alleanza alla stazione. Sospettiamo che gli stessi Anar siano fuggiti con la tecnologia in questione. Stando ai tuoi rapporti sui razziatori, potrebbero essere indottrinati. Da chi hai avuto queste informazioni? Da una fonte anonima che però ho ricondotto a una ladra di nome Kasumi Goto. Le do la caccia da anni. Kasumi? Ti occupi di semplici furti? È una ladra eccezionale, abile e scaltra quasi quanto un Salarian. Credo le piacerebbe sentirsi elogiata dallo spettro che vuole sbatterla in galera. Mi servono i suoi dati e l'ammiro. A giudicare dalle informazioni che mi ha procurato, presumo sia reciproco. Cosa posso fare per te? Ora uno di quegli Anar è un diplomatico sulla cittadella. Non conosco il suo nome manifesto e un'indagine formale insospettirebbe i suoi alleati. Quindi la caccia è aperta? Sto monitorando delle trasmissioni sospette verso il pianeta natale Anar. Potresti aiutarmi? Vedrò di scoprire il più possibile al Dipartimento Spettri. Grazie, Shepard. Comunque, non tutti ritenevano esagerati i tuoi timori riguardo ai razziatori. Speriamo di essere ancora in tempo. Ricordi quando mi hai aiutato a ottenere la Grey Box di KG da Donovan Ock? Quella con informazioni in grado di scatenare una guerra? Informazioni riguardanti un assalto segreto dell'Alleanza contro un laboratorio Batarian? Ho pensato fossero troppo pericolose, specialmente con un mollusco indottrinato a piede libero e più fuori di testa del solito. Se non ti dispiace che io rimanga invisibile, allora posso aiutarti a portare quegli Anar allo scoperto. Ti ringrazio. Shepard, sto controllando i rapporti della sicurezza. Tu puoi occuparti dei flussi di dati in uscita dall'ambasciata Anar. Subito. Bao ha ragione. Gli Anar sono prevedibili. Qualsiasi attività sospetta nei loro terminali ci aiuterà ad accorciare l'elenco dei sospetti. Quindi lo stimi? Certamente. È un bravo spettro. La galassia ha bisogno di gente come lui. Forse dimentichi il fatto che vuole arrestarti. Beh, nessuno è perfetto. Bao, ho trovato degli indizi. Strani i trasferimenti di denaro da parte di Bolon e grossi pacchetti di dati inviati da Olun. Bolon è pulito. Con quei soldi mantiene la sua amante. Per Olun non saprei. Indagherei più a fondo. Controllerò i suoi registri personali e tutti i messaggi recenti. Non ti sembra strano che un Anar abbia un amante? Salve, comandante Shepard. Attenda, prego. Arrivo alla... Bao, Olun sta facendo forti pressioni affinché gli Anar supportino lo sforzo bellico. Quindi non può essere indottrinato. Chi si oppone a lui? Un Anar giunto poco fa. La guerra è al centro di tutto e per te
nessuno dovrebbe starne fuori. Ehi, scusa. Preferiresti lasciar vincere i razziatori? Preferirei trascorrere quel poco tempo che mi resta insieme a Keiji. A Keiji non sarebbe piaciuto vederti sempre collegata a quell'affare. Beh, allora non doveva morire. Ho ottenuto un elenco degli ultimi Anar arrivati. Te lo inoltro. Accidenti. Sono tutti i nomi manifesti. I nomi degli Anar nell'assalto dell'Alleanza sono spirituali. Il Primarca Vintus ha richiesto un consiglio di guerra. E i nomi spirituali Anar sono privati. Non esistono registri pubblici. Puoi risalire alle loro comunicazioni personali. Ci provo. Forse così scopriremo i loro nomi. Allora, come sta il resto della banda? Hai incontrato qualcun altro? Sì, che possiamo. Garrus sta dando una mano sulla Normandy. Pensa di riuscire a far entrare ancora un po' di persone, ufficiale? Vuole... Oh, comandante Shepard. Mi sembrano gli stessi che hanno attaccato i doppiamenti. Potrò di trovare ancora un po' di spazio. Allora la mia famiglia può passare. Il comandante Shepard garantisce per la tua famiglia. Digli di sbettarsi. Io... Grazie, comandante. Grazie. Bau, ecco la corrispondenza. Se c'è qualche accenno ai nomi spirituali... Attenda, prego. Arrivo alle ambasciate del Presidio. Non ho bisogno di prove. Non posso fidarmi della sua parola. Ma sulla base... Zimandis? O dovrei dire, ammirate le opere degli Illuminati affranti. Pare che il sottoscritto sia stato catturato. Ma il confinamento è irrilevante. L'opera degli Illuminati non può essere fermata. Perché stai cercando di aiutare i razziatori? Abbiamo ottenuto informazioni relative agli Illuminati da fonti riservate. Gli Illuminati? Parli dei Protean? Sì. Come ben sai, comandante Shepard, i Protean diventarono i collettori. E i collettori sono al servizio dei razziatori. Non posso crederci. Pertanto, come fedeli servitori degli Illuminati, anche noi siamo al servizio dei razziatori. Razza di stupido mollusco! Lo sai, io sono a favore della libertà religiosa per tutte le specie, ma questo è troppo. Il vostro scetticismo non ha importanza. Quando gli Illuminati ci sceglieranno come specie prediletta, la galassia capirà. Tu sei pazzo e non ti permetteremo di mettere a rischio il tuo pianeta. Ti dichiaro in arresto. La tua fiducia nella vittoria è mal riposta. La nostra rete difensiva planetaria è in gran parte automatizzata. Può essere disattivata con un singolo virus. Che ho appena trasmesso. Dannazione, aspetta! Per non essere rilevato, un virus deve passare sui canali a bassa priorità, quelli con più latenza. Potrai ancora riuscire a bloccarlo. Non ne avrai il tempo. Aiutalo, me ne occupo io. Fatto, trasmissione bloccata. Ora siamo al... Un momento, c'è una misura d'emergenza. Giù! Lei era sempre stata qui. Era una mia vecchia amica. Avevo intenzione di arrestarla. Ha lottato con me contro i collettori. E ora si è sacrificata per salvare il pianeta natale Anar. Ho capito. È stato un onore lavorare con te, Shepard. A tempo debito saprò restituirti il favore, insieme a qualche amico. Ora puoi farti vedere. Come facevi a saperlo? Ho tirato a indovinare. Non riuscirai a reclutarmi per combattere una guerra galattica. Il progetto Crucibolo ha bisogno di tecnici esperti. Io non sono una scienziata. No, ma sei la ladra più abile della galassia. E nessuno sa violare la tecnologia aliena meglio di te. Gli faresti senz'altro comodo. E con tutte quelle costose attrezzature a portata di mano... Dubito che ti frugheranno nelle tasche al termine del progetto.
Hai usato le parole magiche. D'accordo, ci sto. E Shep, è bello tornare a lavorare con te. Sì, ho già parlato. Salve, comandante Shepard. Selezioni una... Attenda, prego. Arrivo all'hangar d'attracco E24. Alloggi civili d'emergenza. Salve, comandante Shepard. Benvenuto all'hangar d'attracco E24. Questo livello è stato riconvertito per rispondere al recente afflusso di civili sulla cittadella. È pregato di osservare i protocolli di sicurezza durante la sua permanenza nell'area. Che mi dici dei protocolli di sicurezza? Per via dell'elevato afflusso di civili, si tratta di provvedimenti puramente... Ione è sulla Terra. Non c'è posto. Resistete, fratelli e sorelle. Ho recuperato le colonne della forza al nido di Kite. Sono tutte sue, all'hangar di... La Batarian State Arms le dà il benvenuto. La mia gente aveva proprio bisogno di rinvigorire la propria fede. Gli acquisti sono soggetti alle limitazioni di casta in vigore. I suoi acquisti onorano l'egemonia. Controlliamo le scorte di Medigel. Sì, sì. Abbiamo saputo niente dall'ospedale? I chirurghi. Shepard. Che succede? Abbiamo convinto il consiglio ad accogliere i nostri feriti. Non sapevamo dove altro andare. Quanto è grave? Ci sono più morti che feriti. Abbiamo l'85% di caduti in azione. Presto avremo bisogno di un obitorio. Si contano pochi feriti quando devi vedertela con i razziatori. Ci sono così tante vittime. Le nostre unità sul fronte vengono massacrate, un plotone alla volta. Un singolo razziatore può eliminarne 9 o 10 con un solo attacco. Questa non è una guerra, è un massacro. C'è un motivo per cui sono temuti. E questi poveracci lo stanno scoprendo. Fai il possibile per loro. Alcuni potrebbero riuscire a rimettersi in sesto, ma gli altri... possiamo soltanto stargli vicino. Qualche traccia della tua famiglia? Nessuna, ma non perdo la speranza. E tu, come stai? Mi sembra che inizi a perdere qualche colpo. Non mentirò, ma è stata dura. Lo so, ma devi cercare di guardare avanti. La guerra sarà ancora lunga. Questa è un ID modello 1.7 AGB, comandante Shepard. Rivolgersi a un addetto del negozio per una dimostrazione del modello. Questa è un ID modello 1.7. Hai una copia di Shepard DV? Ah, sì. Quello basato su quell'eroe di guerra. L'abbiamo bloccata dopo che un ragazzino ci ha versato sopra una bibita. La sbloccherò, ma abbiamo solo la versione demo che funziona. Abbiamo saputo che un'altra nave è fuggita da Palavin. Quanti passeggeri? 30 o 40 superstiti. Solo. Dicono che la situazione è... Beh, troviamogli un po' di spazio. Questa diventerà la loro nuova casa. Recenti attacchi su scala galattica rientrano in un piano di invasione nemico. I invasori sono stati denominati razziatori dal consiglio. Lo stesso termine usato in passato. Thank you.
Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo al mercato del Presidium. Salve, comandante Shepard. Benvenuto al mercato del Presidium. Questo è il corso principale della galleria commerciale. Qui sono in vendita beni e servizi che soddisfano qualsiasi esigenza. Per ricevere assistenza o maggiori informazioni sulla nostra promozione speciale, può rivolgersi a me o contattare l'ente turismo e visite della cittadella. Quale sarebbe la promozione? La produttrice Zanmarie Rinauceus devolverà una parte degli incassi del nuovo film di Blasto al Fondo per la difesa militare della cittadella. Estratti audio di Blasto 6, Il crimine non punge, sono ora disponibili all'ascolto proprio qui al Presidium. Dove posso ascoltarli? Per ascoltare gli estratti, si diriga ai corridoi promozionali e trovi il pannello pubblicitario di Blasto 6, Il crimine non punge. È tu. Sarò lì. Vuoi che ci arruoliamo come soldati? Ma non potremmo fare altro. L'esercito ha bisogno di truppe fresche. Il tuo sostegno sarà utile all'Alleanza. Ci sono molti incarichi per i non combattenti. Ah, grazie. Chi era? Il primo spettro umano. Wow, il comandante Shepard. Secondo lui potremmo essere utili. D'accordo, guarderò quel volantino del reclutamento. Forse hanno bisogno di un magazziniere o di un aiuto in cucina. La Elcos Combine Arsenal Supplies le dà il benvenuto. Elcos Combine, se esiste, noi grazie. Ce l'abbiamo. E torni a trovarci. Non vale la pena vendere adesso. So bene cosa sta succedendo. Scarica tutto nell'ammasso Motan. E sarebbe opportuno spostarsi verso zone più sicure. Non andrei su mondi colonizzati. Le colonie più grandi sembrano i bersagli prioritari. La Canala Exports le dà il benvenuto. Certo, passa pure. La Canala Exports è orgogliosa di offrire prodotti per la sicurezza e la serenità mentale. Grazie per aver scelto la Canala Exports. Io non conterei sui Batarian. Credo di essere pronta a rompere con lui. Le cose andavano male anche prima che partisse. E non posso continuare a finire. Passando da dei finanziari all'equipaggiamento militare, perderemmo milioni. Ho visto Palaven bruciare e la situazione non è destinata a migliorare. Se vuoi ci aiuta. Senti, pensa di andarci. A Sanctuary? Scusi, pensavo stesse guardando la pubblicità. Io non posso resistere ancora a lungo. So cosa intendi dire. Pensavo ci avessero preparate tutto, ma questo... Quel comando Vasari inizia a gridare con la che mi vede. Mi sembra di sentire male, cerco di addormentarmi. È un vero problema. Dobbiamo stabilizzare le unità di riscaldamento in modo che la temperatura dell'acqua resti costante. Il clima della colonia non è indicato per la nostra specie. Se non facciamo qualcosa, la covata è in pericolo. Certo, farò il possibile per aiutarti. Temo di non poterti aiutare. Ma il tuo responsabile ha detto che mi avresti dato un rimborso con questo appuntamento. A me non risulta alcun appuntamento e non hai una ricevuta. Per non dire che non abbiamo più neppure quel modello, credo. Ascolta, non voglio un modello nuovo, né rubare dei crediti. Voglio soltanto il mio denaro. Non posso fare nulla senza un documento che comprovi la vendita. Posso andare a prendere la garanzia, ce l'ho in macchina. Temo di non poterti aiutare.
Guarda che non se ne andrà. Prima lo rimborsi, prima potrai tornare a casa. Già, hai ragione. Finiamola con questa storia. Lego Reunitions, ecco, le dai il benvenuto. Davvero? Sì. Ma dici sul serio? Certo. L'acquisto di equipaggiamento protettivo è soggetto alle legislazioni e acquisti presso Egor Munitions compariranno nella nota spese con la dicitura prodotto a la Cyprytin Armory le dà il benvenuto. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto alle truppe su Palaven. Grazie per aver scelto la Cyprytin Armory. Benvenuto al negozio di... La Nosastra Sporting Goods le dà il benvenuto. Le cacciatrici munite di licenza possono usufruire di sconti speciali. Grazie per aver scelto Nosastra Sporting Goods. Salve, Shepard. Sembra che tu stia raccogliendo dei dati. La tua è un'affermazione corretta. Hai raggiunto qualche conclusione storica? La crudeltà dell'uomo contro l'uomo, l'esistenza dell'obiettività, cose simili? Stavo eseguendo degli scenari per analizzare il comportamento di Jeff. Credo abbia un profondo legame affettivo nei miei confronti, ma non lo ha ancora esternato a nessuno. Shepard, tu hai esperienza di carattere sessuale. Come ci si accorge quando qualcuno prova interesse? Di solito si capisce che non fanno altro che pensare a te. Cose come ti invitano fuori, ti fanno regali, magari ti fanno ascoltare della musica. I miei unici desideri riguardano aggiornamenti hardware e software e il mio programma base non assegna alcun valore alla musica. Forse potremmo discutere di come indurre in Jeff un coinvolgimento emotivo. Non è così che si fanno queste cose. Deve essere naturale. Serve... quel certo non so che. Capisco. Conosco diverse sostanze chimiche che potrei usare per stimolare il suo desiderio. Varrebbe come non so che. No, intendo che serve qualcosa che piaccia a entrambi, che vi faccia rilassare. Per esempio, entrambi apprezzate l'umorismo. Giusto. Controllerò se in questi giorni sulla cittadella ci sono spettacoli di carattere comico. Scansione in corso. Pensi gli piacerebbe l'uomo che si è impiccato? Pare che la vicenda narri di un chirurgo plastico innamorato. Ida, la cosa importante è divertirsi, ovunque andiate. E se tu ti divertirai, probabilmente lo farà anche lui. Quindi l'esito non è garantito. Ma tu mi consigli di tentare comunque. Nessuno si è mai innamorato senza ricorrere a un pizzico di coraggio. Capisco. Credo di avere maggiori possibilità ora, grazie a te. Ti ringrazio, Shepard. Ho notato molte manifestazioni. La Cassa Fabrication Weaponry le dà il benvenuto. La Cassa Fabrication Weaponry. Domani potrebbero essere tutti morti. Lascia che si divertano. Ehi, comandante, guarda qui. Grandi notizie. Il nuovo film di Blasto ha superato ogni record di lancio. Inoltre c'è un reportage sui tornei di Quasar. Suggerimenti su come far apparire più grande il tuo appartamento. E, ah già, una dannata invasione di razziatori. Questi tizi non hanno proprio idea. Quando gli eventi scuotono la galassia, ci si aggrappa a ciò che è familiare. Lo dici come se fosse un bene. Meglio delle sommosse per le strade. Immagino di sì. Vorrei solo che ci fosse una via di mezzo. Sai, meno consigli sul giardinaggio e più preparativi per la guerra. Ci arriveranno, non appena ci sarà qualcosa che la gente potrà fare. Nel frattempo ignorano un'IA che vaga libera per il Presidium. Ha avuto qualche problema? Nah, è il mio Mac di assistenza motoria. Grazie alla sindrome di Vrolik ho diritto a portarlo ovunque. Finalmente ho trovato il modo di sfruttare quei benefici di invalidità. Di certo le farà piacere poter vedere il mondo. Ah, si è guadagnata una piccola licenza. Benvenuto al negozio di souvenir della cittadella. Tutti i ricavati degli acquisti odierni. Dobbiamo mandare Jake alla sinca.
Mi ricordo di voi due, Michael e Rebecca, giusto? Sentite, dovete pensare al bene della vostra famiglia. E fatelo subito, prima che la situazione peggiori. Lo faremo. E grazie. Ancora al lavoro? Le cose da fare non finiscono mai. E dire che speravo che avrei potuto godermi il panorama. L'ultima volta che ho visto il Presidium, ricordi com'era tutto in rovina dopo l'attacco della Sovereign? Non avevo praticamente mai visto il Presidium prima che fosse distrutto. E quando hanno finito di ripararlo era già ora della prossima invasione. La cittadella non ha ancora visto in faccia questa guerra. Faremo meglio a preparare delle scorte finché possiamo. Di cosa? Peso, armi pesanti, unità di mercenari. Avremo quello che serve. Tu cerca di riposarti ogni tanto. Lo so, ma ho sempre un'ultima cosa da completare o una riunione. A proposito, vai a parlare con il Volus, Barlavon. Ti dirà dove trovare dei mercenari pronti a unirsi a noi. For a fortune, couldn't it how it ends?